Marcos Zafiropoulos ha scritto Du père mort, déclin du père de famille, où va la psychanalyse? Dal padre morto al declino del padre di famiglia, dove va la psicanalisi? Libro pubblicato nel 2014 dalle Presse Universitaires de France. Una frase di Marcos Zafiropoulos rispetto al suo libro, che mette in discussione la consolidata formula del declino del padre, è la ragione che ci ha portato ad acquistare più di un suo libro. Ma le ragioni della sua messa in discussione sono interne al dibattito lacaniano e forse risultano anche un'operazione di marketing per la pagnotta. Marcos Zafiropoulos identifica la teoria evoluzionista dell'inconscio che si attiene al declino del padre anche per rendere conto dei nuovi sintomi che sarebbero generati da un ritorno del matriarcato nella modernità, operazione che troverebbe le sue referenze in Freud e Lacan. Per Zafiropoulos il declino del padre e il ritorno del matriarcato, compresi i tentativi di restaurazione dell'autorità del padre, si fondano su un matrimonio scientificamente insostenibile tra il corpus di Freud, riletto da Lacan, e qualche enunciato di Durkheim e di Bachofen. Si riferisce agli ultimi 50 anni di studi sulla questione del matriarcato, dai quali emerge che il matriarcato non è mai esistito. Storicamente, non è mai esistito nella storia delle civiltà, appunto. Questa tesi, per Zafiropoulos, credendo di percepire la fine dell'eccezione paterna, riconduce per l'occasione quello che Lacan chiama misoginia di Freud e rilancia incessantemente la diagnosi del disagio delle società ipermoderne e più generalmente quelle di un declino simbolico sino al richiamo di una specie di restaurazione della società o a quello che si approssima ad una rivoluzione conservatrice che va contro la degenerazione che verrebbe dalle Lumière. La formula del declino del padre, Marcos Zafiropoulos, la trova nello scritto di Jacques Lacan del 1938, quindi precedente ai suoi seminari. I complessi familiari è il titolo di questo articolo, che era influenzato dalle analisi del sociologo Émile Durkheim, che scrisse anche sul suicidio. E seguendo poi l'integrazione che Lacan farà dell'antropologia di Lévi-Strauss, che permetterà, secondo Zafiropoulos, il ritorno a Freud di Lacan, la questione non cerca più una risposta sociologica o antropologica e imbocca la via della singolarità analitica. Tale sarà l'elaborazione del nome del padre che poggia su totem e tabù che prima non soddisfaceva il giovane Lacan. Al di là della ricerca di Marcos Zafiropoulos, è possibile indagare sul declino del padre anche negli anni venti,
quando viene diagnosticato il cancro di Freud e l'istituzione psicanalitica si pone la questione della sua successione. Era già questione allora della società senza padri e della nuova società dei fratelli, nella quale si identifica la democrazia contrapposta alle società totalitarie governate da despoti e tiranni. Anche la formula di un sottotitolo di un altro libro di Marcos Zafiropoulos sulla questione femminile, La donna contro la madre, indica che si tratta della figlia e non della donna. L'enigma donna non è contro la madre e nemmeno contro la figlia. Il nome del padre, morto, da Freud a Lacan, tiene la donna in ostaggio del girone infernale della donna madre e della donna figlia. E Lacan resta più freudiano di Freud in materia sessuale. Le sue formule della sessuazione mantengono il primato del fallo e la subordinazione della donna, alla quale dà il contentino del godimento al di là del fallo. Marcos Zafiropoulos, non a caso, ha avuto il progetto di scrivere un saggio del titolo La rivoluzione del fallo, ma si tratta di una involuzione senza la volta e la voluzione pulsionale. Per Marcos Zafiropoulos, la teoria del declino del padre è il nome di una deviazione della psicanalisi, tanto più temibile perché porta con sé la diagnosi della morte clinica dell'opera di Freud e della sua etica. Ma la stessa cosa vale per la radicalizzazione del primato del fallo, operata da Lacan, e anche per la sua altra faccia, il nome del padre, il nome del nome, la negazione del nome nella sua funzione, come accade nel mondo alla rovescia dell'impianto del porco, ossia l'impianto totemico e tabuico, al quale si attengono gli psicanalisti di ogni ordine e schiera. Il successo di un autore, come è stato il caso di Freud e poi quello di Lacan, indica solo il suo travisamento, il trionfo dei suoi errori tecnici, affissi sin dai titoli delle copertine. In questo caso il successo della teoria del padre morto e del primato del fallo non sono altro che i punti di una teoria che richiedono un'altra elaborazione. E che questo sia il lavoro della psicanalisi di Armando Verdiglione indica come il suo insuccesso, la sua esclusione sociale dal godimento standard in cui ognuno si arrabatta, la spia stessa della questione intellettuale che nessuno più si pone. E così la deviazione della psicanalisi dell'altro non può cogliere come la psicanalisi stessa in questione nella domanda del sottotitolo del libro di Zafiropoulos, dove va la psicanalisi, non vada più da nessuna parte, se rimane impastoiata con l'antropologia, con la sociologia, con le neuroscienze, ovvero con il sempre rinato organicismo. La psicanalisi originaria, ossia in atto senza nessun compromesso, richiede l'instaurazione dello zero e non del significante zero di Lévi-Strauss,
dal quale Lacan, secondo Zafiropoulos, e ha ragione, avrebbe mutuato il suo nome del padre. Lo zero impedisce ogni significante zero, ogni nome del padre, ogni nome del nome, ogni nome del potere, ogni teologia politica, anche quella di ogni associazione psicanalitica, strutturata sui principi del partito fascista, come ogni istituzione occidentale. E questo c'è nel Decretum Graziani, la base appunto delle istituzioni occidentali. Nessuno più che osi accorgersi, come Freud, che il padre non muore, solo nel fantasma muore, al punto che dato per morto è più potente che da vivo. Così in Totem e Tabù del 1913, da più di 100 anni quindi, il varco è tra la decifrazione letterale e la lettura cifrale dell'esperienza. Quanto alla lettura simbolica dell'esperienza, lasciamola allo junghismo, il diamante nero dello psicologismo e della psicoterapia, il cui successo data dal Terzo Reich. Fu proprio l'istituto di psicoterapia tedesco, diretto anche per una parte da Jung, era l'impalcatura eretta contro l'istituto di psicanalisi di Berlino. È la stessa istituzione che diventa l'istituto psicoterapeutico, con la cancellazione della psicanalisi di Freud e degli psicanalisti ebrei.